Sentiamo Emanuele, come sono le previsioni? Sì, abbiamo come sempre il nostro angolo meteorologico. Oggi, come sempre, accogliamo qui in trasmissione il nostro Filippo Thierry, il nostro meteorologo. Allora, Filippo, ci sei? Sei dei nostri? Sei collegato? Eccomi, ciao Emanuele, ciao Sveva. Ciao caro Filippo, benvenuto. Allora, iniziamo subito discutendo un po' di quella che è la situazione attuale sui cieli italiani, poi so che ci hai portato qualche webcam, no? Qualche immagine e poi le previsioni. Sì, ancora una giornata all'insegna del tempo stabile e generalmente soleggiato su tutta Italia, anche se alcune velature, in queste ore più spesse al nord Italia e sull'alta Toscana, tradiscono delle infiltrazioni umide associate a un'area depressionaria che è attiva a ovest dell'Italia, diciamo fra il Marocco, la penisola iberica, il settore occidentale francese e le isole britanniche. Da questa struttura depressionaria poi nei prossimi giorni si sganceranno un paio di sistemi nuvolosi che vedremo durante il weekend, daranno luogo anche a qualche pioggia sparsa su alcune regioni italiane. Quindi il campo di alta pressione farà registrare un seppur debole cedimento durante il weekend. Per aprire delle finestre meteorologiche sui cieli italiani abbiamo scelto come al solito tre webcam. Vediamo la prima che può mandare la regia. E qui siamo dal comune di Pignataro Maggiore, siamo in provincia di Caserta. La webcam dalla fascia collinare del Casertano inquadra verso la pianura campana e sullo sfondo a destra il Golfo di Gaeta. Vedete dei banchi di nubi basse che stazionavano sul Tirreno, hanno approcciato stamattina soprattutto i settori tirrenici del Lazio e della Maremma Toscana, ma poi col passare delle ore si sono ritirati verso il mare aperto. Andiamo sulla seconda webcam, che ci porta nel comune, credo, di Caldello. Eccoci, siamo nel cuore della provincia di Potenza. Entrambe le webcam, come anche la prossima, sono gestite dai nuclei di protezione civile, nuclei di volontariato di protezione civile dei tre comuni, quindi quello prima di Pignataro Maggiore, questo il comune di Caldello, che ci inquadra un'immagine di un'ora e mezza fa, un cielo sereno su tutta la zona. E poi la prossima webcam, che è gestita dall'associazione di volontariato di protezione civile del comune di Genazzano. Eccoci, siamo qui in provincia di Roma, nell'entroterra della provincia di Roma, alle propaggini dei Monti Prenestini, un cielo appena velato, vedete, anche su questa zona. Ho preso non a caso tre webcam gestite appunto dai nuclei di volontariato di protezione civile dei vari comuni per aver modo di sottolineare il ruolo non solo dell'associazione di volontariato, ma di tutto il Servizio Nazionale della Protezione Civile a supporto del sistema sanitario in questi drammatici mesi, dalle associazioni che gestiscono un proprio parco di ambulanze a quelle che hanno collaborato al montaggio degli ospedali da campo e delle strutture mediche mobili, a quelle che sono presenti tutti i giorni nei centri operativi comunali in coordinamento con i servizi sociali per l'assistenza alla popolazione, per la distribuzione di beni di prima necessità alle famiglie che ne hanno bisogno e via dicendo, è un sistema che è a supporto di tutti coloro che sono in prima linea in questa emergenza, e mi riferisco naturalmente ai medici, agli infermieri, a tutti coloro che sono impegnati a vario titolo negli ospedali e negli ambulatori. Noi cerchiamo di fare tutti quanti, invece, da Sì. cittadini, la nostra parte, restando più possibile in casa. Sicuramente, caro Filippo, sante parole queste, un abbraccio ancora a tutti gli operatori che hai citato, tutte le organizzazioni che si stanno prodigando. E ora andrei a questo punto alle previsioni, innanzitutto per domani. Quindi partiamo da sabato, so che ci citerai anche domenica. Sì, domani abbiamo una situazione inizialmente ancora di tempo stabile ovunque, ma un sistema nuvoloso, come dicevamo, si sgancerà da quella perturbazione atlantica. Nella prima parte della giornata porterà già qualche debole pioggia sparsa sulla Sardegna, che infatti sarà l'unica regione italiana in cui le temperature massime diminuiranno un po' rispetto ai miti valori della giornata di oggi. E poi nel pomeriggio queste nubi si sposteranno anche, vedete, i versanti tirrenici del Lazio e della Maremma Toscana, portando qualche debole pioggia che poi nella serata andrà traslando anche verso l'entroterra laziale, l'Abruzzo, il Molise e il Gargano. Vedete anche sulla Liguria, soprattutto centrale, cielo abbastanza nuvoloso con qualche debole pioggia o piovigine. Per il resto comunque velature, nubi medio-alte in transito tradiscono appunto una intensificazione di queste infiltrazioni umide, e vedete anche la ventilazione prevalentemente sciroccale, seppur debole, che fa capire questo tipo di situazione che, come vediamo, si rinnova anche nella giornata domenicale. Lo possiamo vedere con la prossima grafica, che ci Sì, fa vediamo capire subito come domenica, ok.
Eccoci, quel sistema nuvoloso che nella serata del giorno prima appunto transitava verso l'Abruzzo, il Molise, e si sposta appunto verso il versante adriatico e si esaurisce poi rapidamente durante la notte, ma arriva un secondo sistema nuvoloso durante la giornata, soprattutto nella seconda parte, più esteso del precedente, che porta delle piogge deboli prevalentemente su diverse zone del centro, sulla Liguria, e poi col passare delle ore, ma qui parliamo della serata, le piogge andranno anche sulla fascia appenninica collinare dell'Emilia Romagna, su parte della pianura piemontese, e questo poi porterà probabilmente nella giornata di lunedì a una situazione di tempo perturbato su gran parte d'Italia, con l'eccezione probabilmente del nord-est. Le temperature durante il weekend però resteranno molto miti, perché queste correnti meridionali porteranno aria ulteriormente temperata ad affluire sulla nostra scena nazionale, e quindi avremo valori in linea con la giornata di oggi, anzi addirittura al nord Italia potremo registrare punte fra i 24 e i 27 gradi in pianura padana, nella Valle dell'Adige, e sono valori da mese di giugno, mentre quelli odierni sono quasi ovunque da mese di maggio. Siamo con massime in queste ore fra i 21 e i 24 gradi un po' in tutta Italia, con punte di 25 nella conca dell'Aquila, di Bolzano e su alcuni settori della Sardegna. E quindi noi ci troviamo la prossima settimana per fare nuovamente il punto della situazione insieme a te. Quindi grazie ancora Filippo di essere stato dei nostri anche oggi per le previsioni, per i commenti meteorologici. Grazie al nostro Filippo Teria, al nostro meteorologo di fiducia. Grazie ancora Filippo. E ora...